Signor Presidente, caro Luciano, autorità tutte, cari sindaci, sindaco di Pescara, Federica, grazie di cuore per questo invito e grazie Luciano per la tua straordinaria... Sì, questo mi sembra un tema politicamente rilevante, magari non incomprensibilmente D'Alfonso non l'ha voluto mettere nel patto, però probabilmente avrà avuto le sue ragioni. Del resto il Pescara è dov'è adesso? Castel di Sangro, la Fiorentina ci ha giocato a suo tempo, per cui possiamo però per un attimo accantonare il tema calcistico e entrare nella discussione di questo patto. Sono grato, dicevo, ad D'Alfonso, a Luciano per la straordinaria tenacia con cui ha letto prima e meglio di altri l'intuizione dei patti per il Mezzogiorno, che poi in realtà si sono allargati, che costituiscono un metodo di lavoro totalmente nuovo in Italia, un metodo di lavoro nel quale lo Stato controlla la Regione controlla lo Stato, i comuni controllano Stato e Regione, il governo centrale non Stato, governo centrale e Regioni e tutti i cittadini insieme, individuando punti concreti, controllano gli altri. È una sorta di impegno reciproco ad essere comunità decidente, comunità, perché senza la comunità diventiamo dei meri amministratori e dei meri operativi, e contemporaneamente però a fare della nostra comunità un luogo in cui non si fa soltanto filosofia, si chiude, si discute. La differenza tra il bar dello sport e la politica in fin dei conti è questo. Nel bar dello sport ciascuno può dire la sua opinione. Quel rigore io l'avrei tirato meglio, quella formazione l'avrei messa in campo in un altro modo, quel cantiere l'avrei costruito così, ah, se avessi fatto io. Poi c'è un momento in cui tocca a te stare nell'arena e provare a cambiare le cose. E certo si commettono errori, si possono sbagliare delle occasioni, ma la cosa cruciale lo sanno bene i sindaci, in particolar modo i sindaci dei piccoli comuni, la cosa fondamentale è quella di tutte le mattine andare a lavorare non perché si è convinti di avere la verità in tasca o la perfezione, ma perché si è consapevoli che portando un tassellino all'impegno comune e condiviso si sta contribuendo a rendere più semplice e più bello il mondo. E lo dico a Pescara, dove il sindaco, il presidente della regione mi hanno mostrato i luoghi, non i luoghi, hanno fatto notare che questo era un luogo frequentato da Nunzio. Ma se dovessi citare un cittadino italiano, un cittadino del mondo, un cittadino italiano è comunque vissuto a Pescara, è cresciuto in vari luoghi, anche in Abruzzo, anche a Chieti, citerei Ennio Flaiano, perché Ennio Flaiano è uno degli italiani che più di ogni altro con frasi secche, Ennio Flaiano su Twitter avrebbe spopolato, non a caso c'è. Beh, però insomma, sceneggiatore, giornalista, scrittore, lo conosciamo. Una delle frasi più note di Flaiano, ne citerò due, una all'inizio e una alla fine. Quella iniziale è molto nota. Siamo in una fase di transizione, virgola, come sempre, del resto. Siamo in una fase di transizione a livello internazionale. Verrebbe voglia di dire come sempre del resto, ma non è che sia come sempre. Alcuni elementi sono inediti. Da qualche ora il presidente degli Stati Uniti d'America si chiama Donald Trump. Non tutti avrebbero scommesso, diciamo. Da qualche mese l'Europa vede la curiosa contraddizione. Dico curiosa, ma mi verrebbe voglia di dire una parolaccia, solo che sto cercando di essere garbato ed educato, la curiosa contraddizione di paesi, mi riferisco ai paesi dell'est europeo, che sono stati salvati dai paesi fondatori negli anni 90, che sono stati aiutati economicamente negli ultimi 20 anni in modo crescente e che oggi, dopo essere stati salvati da quell'evento straordinario che proprio in queste ore possiamo ricordare, della caduta del muro di Berlino 27 anni fa, immaginano di innalzare nuovi muri, mettendo al centro il loro
sguardo talvolta egoista rispetto alla costruzione di una comunità solidale. Ma loro fanno il loro interesse. Peccato però che quando c'è da riscuotere i contributi che anche l'Italia, vorrei dire soprattutto l'Italia, mette sul tavolo, ogni anno l'egoismo diventa espressione di altruismo, solidarietà e comunità compassionevole. Ecco che nessuno avrebbe immaginato probabilmente che in questa fase di transizione, come sempre del resto, il primo investitore in Africa divenisse la Cina e non l'Europa, che in questi anni ha guardato soltanto al confine orientale, o che le trasformazioni della tecnologia portassero in 10 anni tutti noi a non poter vivere senza uno smartphone, con tutte le informazioni, con la richiesta costante di amicizia su Facebook e con il rischio però di perdere il rapporto di amicizia con quelli che stanno nel comune accanto o nel piano di sopra del condominio. Il mondo è in una fase di transizione, come sempre, del resto. Che cosa può fare l'Italia in questo scenario? Perché questo è l'argomento di discussione che deve affascinare il nostro Paese. Io credo che l'Italia debba avere una visione molto chiara sul futuro del proprio orizzonte e dell'orizzonte dei propri figli. Dopo 2 anni e mezzo a Palazzo Chigi io sono più convinto che mai di quello che dicevo, più per intuizione che non per constatazione, che l'Italia è il paese che ha il tasso di crescita, non solo economica, più interessante, più ampio davanti a sé. Un po' perché abbiamo da rimediare a qualche pasticcio, un sistema burocratico amministrativo che ancora non ha le stesse efficienze di altri paesi, un ritardo storico, mi sembra normale che il Presidente della Regione debba annunciare con entusiasmo che dopo 40 anni finalmente quell'opera pubblica si fa. Un ritardo, direi, di autostima, di consapevolezza. Noi siamo quell'adolescente che si sente molto peggio di com'è e che non crede agli altri che gli dicono dai, ma sei, non sei così male, anzi, sei forte. Ma non ci crede. Questa è l'Italia, piena di elogi dall'estero e incapace di valorizzare molto spesso le grandissime qualità che la sua gente continua ad avere, non solo come singoli ma come comunità. Bene, in questo scenario l'Italia è il paese, io ne sono certo, dopo aver vissuto qualche G7 o qualche G20, che ha gli spazi di crescita più interessanti. Però la condizione è che noi facciamo la nostra parte. La condizione è che noi smettiamo di cedere alla cultura della rassegnazione e della stanchezza. E la condizione è che noi, consapevoli delle tante cose da fare, cerchiamo però quotidianamente di spostare un po' più in là l'asticella delle nostre ambizioni e delle nostre aspettative. Si tratta di avere uno sguardo molto ambizioso sul medio periodo e lavorare con la logica del passo dopo passo tutti i giorni. Si tratta di immaginare che da qui a 20 anni potremo tornare ad essere un punto di riferimento assoluto nel mondo, ma che per farlo bisogna camminare. A che serve l'utopia? A questo, a mettersi in cammino. Nessuno raggiungerà mai la linea dell'orizzonte, ma il fatto che la linea dell'orizzonte vi sia è l'elemento che spinge ciascuno di noi a mettersi in gioco. Perché ho fatto tutta questa lunghissima premessa? Per dire che il master plan dell'Abruzzo non è un elemento staccato dal resto. Non è un accordo politico, per la stima che io porto nei confronti di Luciano D'Alfonso. Ricordo che la prima giunta che io ho fatto parlai di questo sindaco di Pescara che riuniva alle 21 i propri assessori. E ricordo anche l'allora vice sindaco, di cui non dirò, che l'attuale sindaco mi mandò un messaggino dicendo ma sei totalmente rimbambito a volerci fare le riunioni dopo cena. E invece le facciamo anche noi. Non è però un fatto di stima personale o di solidarietà politica, è un ragionamento. È un ragionamento che porta a dire che ciascuno di noi deve fare un tratto di strada se vogliamo riportare l'Italia al suo posto. Intendiamoci, la prima responsabilità è del governo nazionale. Nessuno pensa di poter dire qui che recupereremo un ruolo se voi farete bene i marciapiedi che dovete fare, eppure dovete farli. E dovete fare i servizi pubblici che dovete fare, dovete sistemare
i laboratori e le start-up, come avete detto, e risistemare definitivamente la questione acqua, tutte le questioni che avete posto alla nostra attenzione. Ma il governo per primo ha un compito, lo avrà tra l'altro nel 2017, perché noi abbiamo 3 appuntamenti di rilievo internazionale dove dovremo avere una presenza molto solida e forte come Italia. Maggio 2017 a Taormina il G7, il primo con il nuovo presidente degli Stati Uniti, vedremo chi ci sarà dei francesi, vedremo che cosa accadrà, ma a Taormina nel luogo del rapporto tra educazione, filosofia, cultura, accoglienza dei migranti, abbiamo scelto Taormina e la Sicilia proprio per questo motivo. A marzo, 2 mesi prima, in Roma, l'appuntamento sui 60 anni dell'Unione Europea, altro rilevantissimo incontro per affermare il principio che l'Europa non può essere soltanto un'accozzaglia di egoismi, ma deve essere un luogo con l'anima, e quindi per portare le tesi italiane, a cominciare dalla crescita, dalla lotta all'austerity, ma proseguendo con l'idea che tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica e per la stabilità dei figli vale più della stabilità di algoritmi o aritmetiche formule partorite da qualche funzionario a Bruxelles. È questa la sede per poter finalmente fare un cambio di passo all'Unione Europea. L'appuntamento di marzo del 2017 e poi a novembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che avremo l'onore di presiedere in un momento nel quale le donne liberano Mosul, straordinaria immagine di un cambiamento radicale. Noi abbiamo incontrato a margine dell'ultima Assemblea delle Nazioni Unite una giovane ragazza yazidi che ha subito ogni tipo di tortura, Nadia, ha vinto adesso il premio Sakharov. Per lei e per tutte le sue compagne di dolore l'Italia continuerà a lavorare. Ah, ma cosa ci interessa a noi parlare adesso delle donne di Mosul o delle donne yazidi? È fondamentale che nel fare il master plan dell'Abruzzo, che nel fare un ragionamento sul futuro dell'Italia, ci sia questo sguardo ampio sulla realtà, ci sia uno sguardo ampio sul mondo. Se c'è lo sguardo ampio sul mondo, poi puoi entrare nel merito. E entrando nel merito puoi andare punto punto a ragionare con cose molto concrete. Puoi dire che sull'export possiamo fare di più. Certo, anche valorizzando quello straordinario patrimonio immateriale che è il Made in Italy come marchio, 36,8 miliardi di export agroalimentare oggi facciamo noi come Italia. Ma i prodotti che hanno un nome che suonano italiano vendono 90 miliardi. Scusate, questa è una cosa che fa imbelvire chiunque. Erano 30 miliardi quando siamo partiti, ora sono 36,8. È chiaro che lavorando sull'export stiamo cercando di far crescere, lavorando sull'immagine dell'Italia, sul prestigio dell'Italia, sulla reputazione dell'Italia, sul marketing, sulla narrazione del paese. Non dirò storytelling per non far arrabbiare qualcuno. Ma se l'export cresce, ad esempio dell'agroalimentare, abbiamo bisogno di abbassare le tasse a chi lavora in agricoltura in Italia. Abbiamo bisogno di dire che non può essere vai a zappare un insulto. Se in 20 anni una generazione di ragazzi, ci metto dentro anche mio figlio che ha 15 anni, inizia a dire che fare il cuoco è una cosa smart, divertente, interessante, mentre quando andavo al liceo io fare il cuoco era una roba, si diceva cuoco, non chef, era una cosa quasi di serie B, è perché è arrivato un cambiamento culturale anche agevolato dai programmi televisivi e da un investimento educativo culturale che ha cambiato e che ha fatto capire che il cibo è elemento di identità, è elemento di passione, elemento di bellezza. Il compagno non è un'espressione politica, mi perdoneranno i sindaci che non apprezzano questo riferimento, è un'espressione innanzitutto di, dal latino cum più panis, colui che divide l'essenziale, il pane, ciò che è importante. Perché non immaginare una cosa simile per gli agricoltori? Capite che il prestigio dell'Italia, il ruolo dell'Italia ha poi molto a che vedere con che cosa? Con la qualità del territorio, come gestiamo la lotta contro il dissesto idrogeologico, come teniamo aperti i nostri luoghi dello spirito, i nostri borghi,
Noi vogliamo ricostruire dopo il terremoto perché pensiamo che in quei luoghi feriti dal terremoto non ci sia soltanto una pietra, ma ci sia una pietra che ha relazione con le persone, ci sia un pezzo dell'identità italiana. Senza la ricostruzione non c'è la prospettiva e la speranza. Allora, capite che tenere insieme export agroalimentare e tenuta del territorio non è un esercizio astratto culturale. Ha a che fare con le infrastrutture. È mai possibile che per una strada, domani Graziano Del Rio sarà con Luciano D'Alfonso e con i sindaci interessati nella Val di Sangro, ma anche credo all'Aquila, se ho capito bene, prima all'Aquila, poi a Sulmona, su cui mi permetto di esprimere un grande gradimento per la città di Sulmona, che è una chicca meravigliosa. Quanto alle graduatorie interne al paese, continuo a pensare che Firenze abbia da dire la sua, ma non voglio sembrare minimamente, no, se no sono quelli che vengono qui capaci, quelli sono come quelli che cambiano la squadra di calcio, no? Diffidate sempre da chi arriva e dice no, io ti favo per Maura tifo. Beh, no, cioè, ci sono dei punti di riferimento assoluti da mantenere. Dicevo, è chiaro che ci sono le infrastrutture, la banda larga, la digitalizzazione, e da questo dipende un meccanismo diverso di pubblica amministrazione. La digitalizzazione della pubblica amministrazione provocherà nel giro di 5 anni un cambio totale. Guardate cos'è accaduto sulla digitalizzazione, sulla fatturazione elettronica o sulla dichiarazione telematica. Però tutti questi discorsi, se non c'è un aeroporto, vanno poco lontano. E se c'è l'aeroporto, ma il principale vettore, se ho capito bene, 500.000 su 600.000 persone, se ne vuole andare, è evidente che il presidente della regione, fuori patto, mi prende per l'orecchio e mi dice scusa, questo problema va risolto. E l'abbiamo risolto, pur essendo stato provocato non da noi, da un governo precedente, perché se noi non consentiamo alla rete degli aeroporti impropriamente definiti minori di sopravvivere, stiamo condannando un territorio al declino. Contemporaneamente quegli aeroporti, quelle strutture devono avere un piano non da qui a 2 mesi, ma da qui a 20 anni, devono saper far sinergie, devono saper giocare in squadra, devono saper mettersi dentro dei network. Ed è questo il significato profondo del master plan che il presidente D'Alfonso vi ha proposto e delle 77 firme con le 77 realtà, i soggetti attuatori. L'idea cioè che lo scenario è quello della fase di transizione, come sempre del resto. Ma accanto a questo c'è uno sguardo per cui l'Italia non fa più le cose sulla base dell'ultimo minuto. Last minute va bene per gli aeroporti, non può andare bene per la spesa dei fondi europei. Perché io mi lamento con chi ha scelto di dare 20 miliardi all'Europa e di riceverne soltanto 12 un paio di governi fa, e che con questo meccanismo ci ha messo in una fase di difficoltà, specie pensando che nessuno può bloccare oggi, se non sul prossimo bilancio, mettendo il veto, la destinazione dei soldi. E io ho detto che metto il veto se questi non iniziano a lavorare con noi sui migranti. Ma se quei 12 miliardi che poi recuperiamo li spendiamo sulla base delle emergenze, intese come mamma mia, stiamo perdendo i fondi europei, che cosa facciamo? Oppure, peggio ancora, dei progetti senza respiro. Ho da fare la rotonda, ho da fare la... che è importante fare le rotatorie, lo sappiamo. Ho da fare la piccola iniziativa che mi serve per il consenso, ma non per una strategia. E allora non siamo credibili noi. Il master plan vince questa difficoltà e individua una strategia complessiva. In questa strategia le università sono fondamentali, perché è il capitale umano che farà la differenza nei prossimi anni. Ed è ovvio che dobbiamo attrarre, dobbiamo far smettere la fuga dei cervelli, sì certo, ma l'unico modo per far smettere la fuga dei cervelli non è creare del lavoro finto in Italia, è creare delle intelligenze, dei luoghi di diffusione e di condivisione del sapere a cui poi le aziende possano attaccare e collegare una serie di investimenti che creino buona occupazione. Non c'è alternativa alla fuga dei cervelli che non l'attrazione dei cervelli. Proprio perché il mondo è diverso,
Sarà normale che ti vengano a cercare i cervelli, i talenti e le qualità che avete. Oh, ma quel numero spropositato di abruzzesi all'estero è un numero di persone che possiamo mettere in una statistica. Ma se vai a vedere le storie, in alcuni casi sono storie di successo strabilianti. Sono storie di successo strabilianti. Persone di grande intelligenza che hanno scelto la strada della esplorazione di nuove frontiere. E portate le frontiere qui da esplorare. Questa è la scommessa sulla quale l'Italia deve giocare una parte importante del proprio futuro. Dunque, io non vi ho parlato nel merito di singole questioni. Mi avevano chiesto di dire che oggi i dati dell'Istat segnano una produzione industriale che trimestre su trimestre fa più 1,2%. Siamo contenti, anche perché questo magari sarà il segno che finalmente il PIL avrà il segno più, un pochino più solido del solito. Mi avevano chiesto di dire, sottolinea i risultati del Jobs Act, 656.000 posti di lavoro, una parte anche in Abruzzo, è chiaro però che avendone persi 927.000 tra il 2008 e il 2013, sì, è una ripresa importante, il 70% di quello che avevamo perduto. Mi avevano chiesto di fare l'elenco dei dati e dei numeri, mi perdonerete se mi sono invece allungato in una considerazione diversa, ma il mio obiettivo era dirvi che voi non siete semplicemente una regione o il polmone o un grande luogo di bellezza. Voi siete inseriti in un paese di cui l'Abruzzo è protagonista e potrà esserlo sempre di più, che ha una responsabilità storica e straordinaria in questa fase di transizione che stiamo vivendo. Io ci credo fortissimamente. Non voglio dire che chi non ci crede è un gufo. Non voglio dire che chi non ci crede è un pessimista. Non voglio dire che chi non ci crede sbaglia. Ma io sono certo e convinto che la stagione politica che si sta aprendo a livello europeo e internazionale può vedere l'Italia protagonista se smettiamo di litigare dalla mattina alla sera sulle piccole divisioni interne e iniziamo ad avere uno sguardo carico di speranza sul futuro. Questo è l'obiettivo. Per farlo però bisogna giocarla semplice. Diceva Ennio Flaiano che in Italia il punto più semplice per unire, la strada più semplice, il modo più semplice per unire due punti è l'arabesco. La linea più rapida per unire due punti in Italia, secondo Flaiano, era l'arabesco. E se ci pensate è una magnifica definizione di tante cose, dei procedimenti legislativi, dei procedimenti burocratici, delle autorizzazioni. Noi siamo abituati a complicarci da soli le cose. Quando finalmente ci sblocchiamo, accade, come è accaduto in queste ore, che Pompei, nota per i crolli, è diventata l'8 di novembre la realtà che ha superato i 3 milioni di biglietti staccati e smette di fare notizia per i crolli, fa notizia per i biglietti venduti. Accade che le nostre realtà culturali vedono un'esplosione di gioia da parte dei cittadini, per cui ieri, nel terzo mercoledì a 2 euro al cinema, 1 milione di italiani è uscito di casa e è andato al cinema. Dice, ma voi che ve ne frega se vanno al cinema? Di per sé non mi pare che sia nel programma di governo mandare gli italiani il primo mercoledì del mese al cinema. Ma è il principio che ci sia un invito a vivere la cultura e la comunità e la condivisione, ma bisogna farla semplice. Questo masterplan è semplice, ha mandato, ha rottamato l'arabesco, con buona pace di Ennio Flaiano. Ha rottamato l'arabesco perché cosa ha detto? Ha detto chi fa che cosa, entro quando e come. Ci sono 77 patti firmati tra la regione e i soggetti attuatori. Conoscendo Luciano D'Alfonso non avrete dubbi che egli ritenga i denari del patto per l'Abruzzo un acconto rispetto a quello che ancora dovrà essere dato. E già adesso me l'ha detto, me l'ha sussurrato dicendo però ci sarebbe anche questo e quest'altro, e credo anche che sia giusto e comprensibile e doveroso utilizzare questo punto come il punto di partenza e non il punto d'arrivo. A voi però chiedo, cari sindaci soprattutto, e a tutti i soggetti attuatori,
rapidità di esecuzione, certezza dei tempi e uno spirito, che è lo spirito di chi non dice soltanto che non va bene, lo spirito di chi non dice soltanto però bisognava fare così, lo spirito di chi non vive di benaltrismo, ben altro bisognava fare per rimettere in moto, lo spirito di chi, lo stiamo vedendo all'Aquila in queste ore, anziché stare a lamentarsi di tutto ciò che è accaduto e di tutto il tempo che abbiamo perso, senza fare polemiche, cerca di tirar su una gru in più e un cantiere in più e cerca di dire agli italiani e alle italiane che se ce la mettiamo tutta possiamo davvero essere un punto di riferimento per il mondo. Viva Pescara, viva l'Abruzzo, viva l'Italia!